Per essere chiaro, sono tante cose da essere chiaro, che un'eventuale forza di attrito, tipo l'attrito viscoso nel movimento attraverso un fluido, o il tipo di attrito dinamico che c'è quando questo cellulare sta rallentando, rema sempre contro. Se io sto ruotando in un fluido, io mi muovo di là, la forza viscosa di là. Quando poi giro e mi sposto, la forza viscosa di là. Quando io faccio una strada chiusa, la forza, un percorso chiuso, la forza viscosa è sempre contro di me. Quindi quando io faccio uno spostamento, per esempio faccio un percorso chiuso di questo tipo, mi sposto di qua, mi sposto di qua, mi sposto di qua, mi sposto di qua, la forza attrito è sempre in direzione opposta. Cosa deducete? Che la forza attrito non è una forza conservativa, no? Per essere forza conservativa dovrei avere, facendo un percorso chiuso, dovrei avere un integrale curvilineo zero. Il lavoro dovrebbe essere zero, invece la forza attrito il lavoro non è zero, addirittura è negativo. Perché qualsiasi spostamento che faccio, la forza si oppone al mio spostamento, quindi ho un prodotto scalare negativo. D'accordo? Quindi l'ho accennato l'altro giorno, ma vorrei fare un commento. Se voi avete questo benedetto piano inclinato e il corpo sta scivolando giù, voi avete sicuramente la forza peso, il corpo si sta muovendo in questa direzione, mica si muove in questa. Quindi in questa direzione qui, io ho sicuramente, magari disegno un po' la direzione, in questa direzione perpendicolare al piano e la direzione parallela al piano, io prendo la forza peso e la scompongo in due pezzi. Uno è nella direzione del piano e l'altro è perpendicolare, questa parte qui e cioè questa parte qui. Per il fatto che il corpo va in questa direzione e non va in questa, evidentemente il piano sta esercitando sul blocco una forza che è esattamente uguale e contraria a questa qui. Questo non ci piove. Quindi io ho una forza che è di qua, non voglio farlo in rosso, se niente ridicolo il disegno, ho una forza che chiamiamo la forza normale, che è esattamente contraria a questa. Quindi il modulo della forza normale è proprio mg per il cosino di theta. Quindi questo è mg. Questo pezzo qui, il modulo di questo pezzo è mg0 di theta. Il modulo di questo pezzo qui è mg0 di theta. Qual è theta? Non l'ho messo, perdonatemi, questo è theta, che quindi è questo angolo qua. Quindi questo è il cateto adiacente all'angolo di coseno. Questo non ci piove. Se il piano non è liscio e il corpo sta scivolando, non vorrei fare questo perché mi sono fatto vedere un'ernia tanti anni fa, sollevando un tavolo, che era troppo, anche perché il tavolo non si rompe. Ho fatto l'altro giorno, vedete, questo a un certo momento comincia a scivolare. Ci sarà una forza in questa direzione, magari lo disegno così. Questa qua la chiamo la forza di attrito. Quindi la somma, silenzio, ho già fatto questo commento, quindi potrei anche risparmiarmelo, lo sto facendo per il vostro bene. Questa è la forza di reazione normale, questa qui l'ho scritto nel posto sbagliato, cioè l'ho scritto nel posto anche giusto, ma è sbagliato nel senso che poi mi impedisce di fare un disegno decente. Questa è la forza d'attrito, questa è la reazione del piano che impedisce al blocco di, che fa sì, garantisce che il blocco si muova lungo il piano. La somma di questi due è chiamato anche la reazione del piano. Un po' per caso sembra parallela a questo, è solo perché vogliamo enfatizzare il disegno, perché il disegno, siccome il disegno può mandare un messaggio sbagliato, non voglio che qualcuno pensi che questo sia di parallelo a quello, quindi cambio di molto il disegno, va bene? In modo che questo non mi venga. Per esempio, magari inclino meno, questa è la forza peso, la faccio bella lunga, questo è il blocco, questa è la direzione
normale, efficiente, questa direzione parallela. Questa è la componente dentro il cano, questo è il componente dentro il cano. Anzi, di nuovo l'ho fatto troppo corto, inclino di più in modo che questo sia più lungo. Inclino, hola. Questa è la forza. Io voglio che non ci siano dubbi che quella forza di reazione del piano non è necessariamente parallela a questa. Quindi questo è la questa è la reazione normale. Immaginate che la forza d'attrito sia questa, okay? Anzi, la forza d'attrito, siccome nasce dall'interazione di contatto tra il blocco e il tavolo, devo disegnarlo qua. La forza peso la disegno del centro di massa, la reazione del piano dovrei disegnare a rigore lì, è il contatto col tavolo. Quindi vedete che questa qui è la reazione del piano, ok? Questa è la parte normale, questa è la forza di attrito, questa qua la chiamiamo, che so, la reazione del piano, e questo è la forza peso, d'accordo? Forza peso si disegna nel centro di massa, il blocco, sono blocchi ideali, d'accordo? Questo disegno è forse migliore perché manda un messaggio chiaro che la forza di reazione non è assolutamente, non è antiparallelo alla forza peso. Il disegno di prima era pericoloso perché alcuni di voi studiano senza pensare e prendono le cose in maniera troppo passiva. Va bene, allora se io faccio il calcolo della variazione dell'energia cinetica da un punto B a un punto A a un punto B, questo è la quota, questo è l'asse X, questo è XA e questo è XB e si sta spostando. KB meno KA, come avete capito, è l'integrale lungo la traiettoria della forza totale che sta agendo sul corpo. Ma qual è la forza totale? La forza totale è la forza della forza peso, la forza di reazione del piano e la forza di attrito. Forza di attrito è compreso, quindi facciamo così: forza normale più la forza di attrito, e questa complessivamente è chiamata la reazione del piano, ok? Poi io continuo e dico che questo è uguale, ovviamente, lungo la traiettoria. L'ho fatto questo l'altro giorno, ma forse troppo velocemente, senza poi fare il commento finale, che era quello che valeva la pena fare. Quando sono in classe faccio sempre in mente locale cosa ho detto, perché mi serve per capire se ho detto tutto quello che volevo dire o no, mi serve per scoprire se ho fatto errori per eventualmente correggere, ok? Questa è 0 perché? Perché n è perpendicolare agli spostamenti, questo è banale. Questa dove posso scrivere? Qua. Questa la posso calcolare perché posso cambiare la traiettoria in una curva qualsiasi. Perché mg è una forza uniforme e le forze uniformi sono irrotazionali. E quindi, proprio perché scelgo una curva qualsiasi, penso a quello che va giù dritto e poi orizzontale, nello spostamento matematico orizzontale non c'è lavoro, nello spostamento matematico lungo la verticale il lavoro è mg
per la differenza per il dislivello, quello è banale, l'abbiamo fatto. Rimane questo, ma questa roba qua, quindi scriviamo, voglio scrivere un simbolo. Nei libri italiani il lavoro, il simbolo è una L per lavoro, ma io non amo usare la L, non perché sono la mia prima lingua è l'inglese, ma perché la L è il simbolo che per il momento ha qualità di moto. Quindi io userò W per work. Work. Lavoro. Quindi io uso la W. Quindi chiamo questo il lavoro fatto dal attrito sul blocco. Questa è la forza che il blocco sente per effetto di interazione col tavolo. Okay? È la forza di attrito sul blocco. Allora, cosa ho detto? Che questo, lo vedete anche qua, che gli spostamenti sono in questa direzione se lui sta scendendo. È chiaro che se io lo spingevo verso l'alto e stava slittando verso l'alto, comunque il lavoro dell'attrito sarebbe stato negativo, è sempre negativo. Perché cos'è il lavoro? È il prodotto scalare tra una forza e lo spostamento. Quindi se la forza è antiparallela o ha una componente antiparallela lo spostamento, sarà negativo e l'attrito rema sempre contro. Quindi questa roba qua è sempre negativo. Questa cosa qua è sempre negativo. Teniamola a mente questo. E metti i pezzi assieme. Quindi ho KB meno KA è uguale a questa roba. Quindi cancello tutto questo per portare KB meno KA qui. Questa roba qua potevo anche scriverla, questo qua l'ho scritto esplicitamente TRAC, tuc, tuc, perché so il valore, l'abbiamo calcolato assieme, ma se non me lo ricordavo che era mg dislivello, io potevo comunque dire che la parte della forza peso, per cortesia, questa qua, proprio perché questa è una forza conservativa, io anche senza ricordarmi questa forma avrei potuto scrivere cosa? UA meno UB, giusto? Avrei potuto dire che c'è una U che è l'energia chiamata di posizione della forza peso, quindi è meglio tenere presente che questa è la U della forza peso, non è la K, un mezzo KX quadro, che ne so, è la U di questa forza qua, e questo era calcolato nella A meno il valore della funzione, magari non me la ricordo, ma scrivo così, magari non mi ricordo cos'è la U, ma so che è conservativa, quindi il lavoro di una forza conservativa da AB uguale a U A meno B, perché c'è quel segno meno che abbiamo fatto l'ora scorsa. Quindi questa qua è proprio U A meno UB. Quindi cosa faccio? Porto al di qua dell'eguaglianza quello che ha pedice B e porto di là quello che ha pedice A e mi ritrovo che KB più UB è uguale a KA più UA più questa cosa qua. Dove però questa cosa è negativa. Cosa concludete? Qual è la conclusione? Che questa qua la chiamo l'energia iniziale, l'energia finale, scusatemi, la E in B, questo è la E in A. Quindi la E in B cos'è? È la somma dell'energia di posizione della forza peso e dell'energia di movimento quando il corpo è in B, quindi è quando è qua. Quando è qua? Quando è qua lui ha una certa velocità, quindi ha un'energia di movimento, ha una certa quota, quindi ha una certa energia di posizione. Quando era qui aveva una certa velocità, una certa energia di movimento, aveva una certa quota, quindi aveva una certa energia di posizione dovuta alla forza peso. Le cose
per effetto della forza peso, hanno un'energia di posizione a seconda di dove sono, in verticale, no? A seconda della loro quota. Quindi questa è l'energia di movimento, l'energia di posizione della forza peso dopo, nella posizione finale, B. Quindi se volete che sia chiaro che la B è la posizione finale perché stiamo partendo dalla A, certo che potrei fare il discorso dove sta salendo. E cosa concludete? Questa è una roba negativa. Cosa concludete? Che l'energia nella posizione B è più piccola dell'energia nella posizione A, perché avete una quantità e sottraete qualcosa di negativo, cioè aggiungete qualcosa di negativo, cioè state sottraendo. Quindi questo è più piccolo di questo. Di quanto? Di quello. Ok? L'energia EB meno EA è uguale a questa roba qua. E questo è negativo. Quindi l'energia non si è conservata. Cosa intendiamo noi per energia qua, per ora? Intendiamo, per noi, l'energia è la somma di una energia di movimento, usiamo proprio i simboli, va? Energia di movimento, più un'energia di posizione. Questa grandezza, quando il piano era lubrificato, era conservato. Quando un corpo cade senza l'attrito viscoso con l'aria, verrà conservata. Ma se c'è dell'attrito, non è conservata. Alla faccia di quelli che dicono che l'energia si conserva. Ma è questa energia che non si conserva. Poi in realtà, questo è un commento che faccio, lo trovate su tutti i libri, ho troppo poco tempo per parlarvi dell'attrito in maniera approfondita, è evidente che la materia è fatta di atomi e di molecole, eh? E un atomo e una molecola hanno loro, se voi guardate a livello microscopico cosa fa un atomo, avrà un'energia di movimento e avrà anche un'energia di posizione, perché interagisce magari coulombianamente, ho cancellato la forza di Coulomb, con elettroni, con altri atomi. Quindi a livello microscopico in realtà c'è solo energia di questo tipo. Ma a livello di blocchi macroscopici della materia abbiamo questo gesso che sta muovendosi, e quindi potete vedere che c'è una mole, un numero spaventoso, un numero di Avogadro, di atomi, che stanno muovendo tutti nella stessa direzione quando io lo lascio andare. Hanno tutti un'energia di posizione quassù, globalmente, complessivamente, hanno un moto complessivo, ma ci sono anche i moti degli atomi e le forze, ci sono i movimenti dei singoli atomi e l'energia di posizione dei singoli atomi che interagiscono tra di loro. Quindi noi esseri umani percepiamo il mondo essenzialmente con due qualità: ci sono fenomeni coerenti e ci sono fenomeni casuali. Ok? Quindi quando questo gesso si muove c'è un moto collettivo, ma quando poi va a sbattere, tutta questa energia in qualche modo collettiva, questa energia di movimento collettivo e questa energia di posizione collettiva viene distribuita tra energie di movimenti e energie di posizioni dei singoli atomi in maniera completamente indipendente l'uno dall'altro. E questo si chiama energia termica. Quindi l'energia termica a livello del singolo atomo è si tratta sempre di energie di posizione e energie di movimento, ma è un'energia in qualche modo disorganizzato. Invece quando queste energie sono organizzate, si muovono collettivamente, abbiamo queste grandezze meccaniche e macroscopiche che i meccanici amano tanto trattare. Quindi a livello macroscopico, a livello di comportamento collettivo, quel blocco non conserva l'energia diciamo coerente. Quella energia che è a mancare qua, che è stato, vedete che il lavoro della forza attrito è negativo, dove è andata a finire? È andata a finire a scaldare il blocco, a scaldare il tavolo, cioè ad agitare, è stata convertita in energia termica, e l'energia termica è una misura dell'agitazione delle molecole, d'accordo? Quindi, in realtà l'energia si conserva se guardate a livello atomico, microscopico. A livello macroscopico queste forme di energie, che sono energie coerenti, macroscopiche, non si conserva, perché basta che venga disorganizzato il moto che questi moti collettivi o posizioni collettivi vengono per l'appunto
la qualità dell'energia viene degradata, invece di essere un'energia collettiva e coerente, viene a diventare un'energia incoerente. D'accordo? Attenzione a questo conto, perché è negativo? Perché la forza attrito rema sempre contro. Saresti in grado di fare questo conto se il corpo stava salendo? A fare la discussione se il corpo sta salendo e non scendendo? Cosa cambia? Cambia qualcosa? No. Pensateci. Immaginate di avere un sistema di due particelle, 1 e 2. Immaginate pure che loro formino un sistema, d'accordo? Immaginate pure che ci siano delle sorgenti, io userò sempre di più queste parole. Immaginate che ci siano delle sorgenti di forze anche esterne al sistema. La 1 interagisce con la 2, sente una forza, la sorgente dalla quale è la 2, e sente una forza, la sorgente dalla quale è la particella 3 o 4 o 5. Solo che la 2 è un compagno di sistema, la 3 è esterna. Quindi la forza complessiva sulla 1, ammesso che le forze sono attrattive, come ho disegnato qua, questa è la forza della 1 dovuta alla 2, questa è la forza della 1 dovuta alla... Facciamo così, la forza della 1 esterna, ok? Ci sono delle sorgenti esterne, che potrebbe essere, per esempio, se questa era la 3, potrebbe esserci anche la 4, quindi avevo anche questa forza qui, la F1 dovuta alla 4, poi facevo la somma vettoriale di questi, questa la chiamavo la forza sulla 1 dovuta a sorgenti esterne, d'accordo? Quindi la 1 ha una forza dovuta al compagno di sistema e ha una forza dovuta a sorgenti esterne. Analogamente la 2. Qual è l'energia cinetica del sistema? L'energia di cinetica del sistema è molto semplicemente la somma delle energie cinetiche delle due particelle che compongono il sistema. Quindi immaginate che questo sia la particella 1 e la particella 2 in un certo istante, poi c'è la forza esterna, d'accordo? In un istante successivo, magari la 1 si è portato qua e la 2 si è portato qua. Ok? Quindi il sistema sta evolvendo nel tempo, cambia la sua configurazione, sia per effetto delle forze interne che per effetto delle forze esterne. Questa qua la chiamo la configurazione A, questa la chiamo la configurazione B. Cioè nel tempo, nell'istante A, TA, il sistema è così. Nell'istante TB, il sistema è POB. Ok? Chiamiamo KA l'energia cinetica del sistema quando è nella configurazione A. E chiamo KB l'energia cinetica del sistema quando è nella configurazione B. Quindi KA è l'energia cinetica della particella A1 quando è nella configurazione A e più l'energia della particella 2 quando è nella configurazione A. Eccetera, eccetera. Shh, per cortesia. Qual è la variazione dell'energia cinetica del sistema? Il sistema ha una certa energia cinetica CA, il sistema evolve, al passare del tempo le particelle si trovano da qualche altra parte, ognuno è soggetto alla legge di Newton, no? M1A1, e questo è uguale alla forza totale, quindi la forza totale è F12 più F1 dovuto a sorgenti esterne. M2A è l'equazione di Newton della particella 2, quindi è sia dovuta all'interazione con la 1 più l'eventuale interazione della 2 con sorgenti esterne, perché questa è la forza totale sulla particella 1, questa è la forza totale sulla particella 2. Quindi MA, non dimenticatelo mai, MA uguale F, questa F qui è la forza totale, non dimenticatelo mai. Quindi qual è la variazione dell'energia cinetica? Si impostano le cose in maniera abbastanza semplice.
KB meno KA. Quindi deve essere chiaro, questa è l'energia del sistema, Del sistema. Dalla configurazione A alla configurazione B, la forza totale sulla particella 1 nel suo spostamento lungo ovviamente la sua traiettoria, quindi chiamo questo traiettoria, facciamo C1. Beh, è chiaro che questa è la traiettoria della 1, però la traiettoria è troppo lunga, mi rompo a scriverlo. È chiaro ormai, perché avete capito, che quella è la traiettoria della particella 1. Quindi la particella 1 sta facendo una certa traiettoria, la particella 2 sta facendo una certa traiettoria. Quindi questa è la curva 1 e questa è la curva 2. Dove questa è l'energia, diciamo, questa è la variazione dell'energia cinetica della particella 1 e questa è l'energia cinetica della particella 2. La variazione dell'energia cinetica della particella 2. Ok? Molto semplice. C'è una zanzarona, la vedete? Sì. Un D52. Ah! Se questa notazione vi... Se questa notazione vi... vi dà fastidio, pensate a questa come la posizione della particella 1 quando è nella configurazione A. Trovo questo sia più facile come notazione, se no dovrei scrivere che questa è la posizione della particella 1 nella configurazione A. Ci capiamo? Più prolisso possibile. La forza sulla 1 è la forza totale, sia quella interna che quella esterna. Guardate, questi qua sono uguali ai contrari, quindi posso intanto avviciniamoli, cioè prendiamo le forze interne da un lato, cioè raggruppiamo, ovviamente è abbastanza evidente dalla definizione di integrale curvilineo che è un'operazione lineare, cioè potete, no, l'integrale curvilinea, la somma di due è uguale alla somma di due integrali curvilinei ed è vale anche la proprietà associativa, potete associarli come volete in fondo, perché questo è prodotto scalare e potete fare gli arrangiamenti come volete, insomma. Quindi per esempio associamo le forze interne e associamo le forze esterne, quindi abbiamo F12 prodotto scalare per R1 più F21 prodotto scalare del R2, ovviamente questo è, facciamo così, lungo la ci capiamo? La notazione comincia a essere pesante qua. È chiaro che ognuno di questi è proprio lungo la propria traiettoria, no? Ah sì, dai. Caldo. Questa parentesi non serve a niente. Questa roba qua, quella roba là, la chiamo il lavoro delle forze esterne sul sistema. Nel portare il sistema dalla configurazione A alla configurazione B. Potrei fare come ho fatto qui e mettere sotto un unico però dovete ovviamente stare un po' attenti
è chiaro che è sottinteso, perché la votazione non può essere così prolissa da continuamente. Potrei cercare di farlo, ricordate, questa è la traiettoria 1, questa è la traiettoria 2. È ovvio che è implicito qua che questo pezzo è calcolato lungo la traiettoria 1 e questo è calcolato lungo la traiettoria 2. Quindi deve essere in qualche modo chiaro a voi che questi sono pezzi che sono calcolati lungo traiettorie diverse. Le sono scritte insieme per mettere a fuoco la vostra attenzione. Quindi di nuovo questo è lungo la curva 1, lungo la curva 2. Vedete che la notazione diventa pericolosamente pesante, quindi dovete avere le idee chiare cosa sta succedendo. Poi potete alleggerire la notazione, se siete consapevoli di quello che fate, potete alleggerire la notazione. A un certo momento non servirà più farlo perché sarà chiaro. Questa roba qua, vedete? Questa roba qua, io lo chiamo il lavoro della forza esterna sul sistema. Nell'andare da A a B. Quindi questo è dall'andare da A a B, cioè dalla configurazione A alla configurazione B. Per andare dalla configurazione A alla configurazione B, le forze esterne hanno compiuto un lavoro. Quale lavoro? Quegli integrali lì, che li ho scritti così, solo per così li mettete chiaro in vostra testa. Cioè il contributo di questo pezzo e il contributo di questo pezzo. Adesso voglio giocare su questo pezzo qua. Allora, continuo di qua. Quello di cui farò uso, vi do un'anticipazione mentre cancello, quello che di cui voglio fare uso è in fondo la terza legge di Newton, che le forze interne F1,2 e F2,1 sono strettamente imparentate, sono antiparallele e lungo la linea che congiunge la particella 1 con la particella 2. Quindi riprendo qua giù. Anzi, prima di riprendere voglio discutere questo da solo, poi una volta che tiro fuori quanto vale continuerò la somma. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo l'integrale da A a B di F1,2 dr1 più meno F1, questo qui è F2,1, quindi lo giro. Ok? Ho questo integrale, magari faccio una parentesi quadrata qua. Di nuovo, questo è lungo la curva 1, la traiettoria 1, questo è lungo la traiettoria 2. Si capisce la traiettoria perché è dato degli spostamenti, no? Questi li posso accostare assieme, quindi posso metto in evidenza. Metto magari una parentesi qua. Allora, se questa è la particella 1 e questa è la particella 2 e questa è l'origine, questo signore qui, vedete questo strano oggetto? Cos'è? Allora, dr1 meno dr2 è il differenziale di r1 meno r2. Chi è r1 meno r2? r1 meno r2 è la posizione della 1 rispetto alla 2. Quindi questo è il vettore r1 meno r2. Come potete vedere, inverto la r2 e vado qua, quindi è la posizione della 1 rispetto alla 2, posizione della 1 rispetto alla 2. Quindi il differenziale di R1 meno R2 è il differenziale del vettore che descrive la posizione della 1 rispetto alla 2. Allora, ci sono molte forze che dipendono dalla distanza dalle particelle. La forza di Coulomb, la forza di gravitazione. Pensate un attimo, questo ormai non mi serve più, lo posso cancellare.
Quindi questo pezzo qua la riscrivo così. La riscrivo così. Ok? Come il differenziale di 1 R1-2. R1-2 è quello che io chiamo R1-R2, solo per alleggerire la notazione. Quindi R1-2 è il vettore posizione dalla 1 rispetto alla 2. E questo vettore qua. Quindi il vettore, come potremmo chiamarlo? Il vettore separazione? Che misura di quanto è quanto la 1 è distante dalla 2? Dalla 2 alla 1? D'accordo? Quindi l'ho scritto così, guardatelo. Adesso ci sono tante forze dove la 1-2 dipende solo dalla distanza. Pensate, per esempio, Coulomb, visto che stiamo per fare Coulomb, Q1, Q2 diviso R1 meno R2 al quadrato U1-2, o certe volte l'ho anche scritto col 3 qua e con, no? Non è questo il caso? Vedete che è una forza come anche la gravitazione, magari la gravitazione la scrivo con l'altra notazione. M1, M2, R1 meno R2 al cubo, R1 meno R2. Sono le due modi di scriverlo, o col versore o così. Ma il messaggio è che la forza dipende dal vettore R1, R2. Quindi in effetti, con forze di questo tipo, eccetera, eccetera. In italiano l'eccetera è cc, perché in inglese la viene dal latino è tc. A proposito, mi è venuto poi in mente cosa vuol dire EG, vuol dire, adesso il latino non so pronunciare, exempla gratia, qualcosa del genere. Qualcuno ha studiato il latino? C'è un classico, beh, chi ha fatto scientifico ha fatto il latino, no? Come si direbbe? Exempli gratia, qualcosa del genere, è un esempio, cosa vorrebbe dire grazia? Gratuito? Tieni qua, questo è un esempio, beccatelo. Cosa vuol dire? Grazie nel senso di graziato? Grazie, graziato. Allora, il passaggio che sto per fare ve lo butto lì, voglio che voi ci pensiate alla luce di quello che ho fatto l'ora fa. Questo è un integrale curvilineo, un po' complicato sembrerebbe, però il fatto è e questa forza, se è di questo tipo e dipende solo da distanza, questo diventa un integrale ordinario. Diventa un integrale ordinario della dipendenza della forza dalla distanza dei due, il derivato sulla distanza dei due, dalla loro posizione relativa, chiamiamola RA, a RB. Quindi, quando era nella configurazione A, questa distanza qua la chiamo RA. Quando era nella configurazione B, questa distanza la chiamo RB. Quindi questa diventa la distanza tra le particelle 1 e 2. E la funzione f di R avrà una dipendenza a distanza che dipenderà dal tipo di forza. Per esempio, se la forza è di tipo, questo posso ormai cancellare, no, questo non voglio cancellarlo perché ho il pezzo che mi serve, qua cancello. Attenzione, quello che ho scritto per ora di qua è questo pezzo. Quel pezzo là. Io voglio fare solo un commento su cosa sia questa roba qui. E siete già pronti perché riciclate quello che ho fatto prima.
la FR potrebbe essere, per esempio, A meno KR, se questi due sono collegati, che so, da una molla. Potrebbe essere KE Q, Q1 Q2 diviso la distanza al quadrato, quando è una interazione coulombiana, questa è una carica, questa è un'altra carica. Potrebbe essere meno G, vedete che c'è il meno, quindi questa funzione qui descrive la dipendenza dalla distanza tra le particelle. C'è un segno meno, dipende, se, che segno G è per qua, dipenderà. Questo invece è sempre... Ok? E a questo punto uno potrebbe dire, beh, potrebbe, questo è banale a questo punto, ma potrebbe anche avere un approccio un po' più generale, perché questi sono dei casi molto particolari. Supponete che la forza che c'è tra le due particelle sia conservativo. Se è conservativo, allora voi potete dire che questa roba qui è uguale a UA meno UB, dove le U saranno le associate a queste. Cioè, anche senza fare esplicitamente il conto, a seconda di qual è la forza, voi potete dire, se è conservativo, ovviamente se F, la forza tra i due, è conservativo, si intende. Se è conservativo, voi anche senza fare esplicitamente il conto, potete invocare l'energia di posizione di quella forza. E potete dire che questo è uguale a UA meno UB. Di nuovo ricordate il segno meno, quindi avete UA meno UB e non UB meno UA. E quindi mettiamo i pezzi assieme, cancello il disegno. Il K del sistema meno il KA del sistema è uguale a UA del sistema meno UB del sistema più questa roba qua per andare da A a B. La U del sistema cos'è? Dipenderà dalla forza che sta facendo interagire con le due particelle. Quindi mettete se volete tutto quello che dipende dalla B da un lato e tutto quello che dipende dalla A sull'altro, e cosa avete? Che la A e B è uguale alla EA più il lavoro della forza esterna sul sistema dell'andare da A a B, dove la A, la E del sistema cos'è? È la K più la U. Cos'è la K? È l'energia delle particelle che compongono il sistema. E cos'è la U? È l'energia potenziale, l'energia di posizione associata alla forza che li sta facendo interagire. Quindi, per esempio, in un certo istante, quale l'energia ha? Scrivetela. Sarà, per esempio, lo so, questa è la configurazione A, e immaginate che qua ci sia un'interazione, che cosa facciamo? Gravitazionale. Questo è la 1 e questo è la 2. La 1 ha una certa velocità, la 2 ha una certa velocità. Questo è la V2 nella configurazione B. Questa è la velocità della particella 1 di configurazione A. Configurazione A. E questa è la distanza tra di loro, la RA. Scrivete esplicitamente l'energia del sistema. Cos'è l'energia del sistema? È un mezzo M1 V1 nella configurazione A al quadrato più un mezzo M2, la velocità della 2 nella configurazione A modulo 4 più questo, ovviamente non voglio cancellarlo.
dirlo così. Se è la gravitazione, cosa scrivo qua? Più C. Se invece è, che so, una molla, sarebbe un mezzo, ovviamente le energie cinetiche, quello non cambia mai. Quindi lasciamo perdere la configurazione, lascio perdere A, scrivo semplicemente questo. Cosa scrivo qua nel caso della molla? Cosa scrivo nel caso della molla? Più un mezzo K R al quadrato più C. Dove cos'è R? È la distanza tra le particelle. Nel caso della interazione coulombiana su due particelle, K1 più K2 più ok? Allora, quello che ho appena dimostrato è che AB meno UA è... scrivo come era prima. Due la stessa frase, ma permette di leggerlo in maniera diversa. Questo mi dice che l'energia del sistema, cosa si intende per energia? La somma delle energie cinetiche più l'energia di posizione, per il fatto che i due corpi nel sistema hanno una certa posizione relativa. L'energia del sistema nella configurazione B è uguale a quella che era la configurazione A più il lavoro delle forze esterne per andare da A a B. Quindi se il lavoro delle forze esterne per andare da A a B è zero, cioè il sistema è isolato, l'energia si conserva. Se il lavoro fatto dalle forze esterne per andare da A a B è positivo, l'energia aumenta. Se è negativo, l'energia diminuisce. La variazione dell'energia è zero se il lavoro delle forze esterne è zero. Se il lavoro delle forze esterne è positivo, l'energia aumenta. Se il lavoro delle forze interne è negativo, l'energia diminuisce. La generalizzazione di questa è la prima legge della termodinamica, che dice che un sistema ha una certa energia, se voi fate del lavoro sul sistema, l'energia interna del sistema aumenta. Se voi prendete del calore, poi io in questo corso non facciamo della dinamica, ma sono cose che forse avete sentito dire. Se prendete dell'energia termica e la mettete dentro il sistema, ma l'energia termica è un'energia incoerente, non è ovvio che qualcosa si stia muovendo, uno stantuffo, un pistone, una mano. Prendete qualcosa che è caldo e la avvicinate al sistema. Non c'è qualcosa che si muove, non è un pistone o una ruota o degli schiavi. Quei tipi di trasferimento di energia dove qualcosa si muove è la parte meccanica, è la parte coerente. Invece, quando non vedete niente che si sta muovendo, ma a livello atomico sì che si muovono, quel modo di trasferire energia è appunto per contatto termico. State trasferendo energia al sistema. Ma questo è il trasferimento meccanico e poi potrei avere più il trasferimento per calore, quindi io posso cambiare l'energia del sistema sia facendo coerentemente del lavoro, il meccanico che fa un pistone, sia mettendo in contatto con qualcosa di caldo e trasferire energia in maniera incoerente. Quindi la generalizzazione di questa è la prima legge termodinamica, che non è in programma, però ci vediamo alle due.